L'acquaponica è una produzione integrata che unisce l'allevamento ittico di acqua dolce e la coltura di ortaggi o di altre essenze vegetali. Fondamentalmente l'acquaponica riceve i reflui dell'impianto dei pesci dopo che è passato in un biofiltro, quindi è stato già degradato a livello di sali nutritivi, li riceve, le radici che sono nell'acqua pescano l'acqua ricca di sostanze nutritive. Spesso è necessario aggiungere dei microelementi perché le piante questi elementi non li troverebbero in natura, ma non li trovano dalle deiezioni del pesce. E l'acqua in questo modo ritorna verso il sistema ricircolo dei pesci e di nuovo viene filtrato o casomai anche depurata con i filtri UV dai batteri eventualmente patogeni. Questo ciclo risparmia fino oltre il 90% dell'acqua utilizzata, quindi un sistema a risparmio idrico. È un sistema che non consente l'utilizzo di disinfettanti, anche insetticidi, diserbanti, qualsiasi tipo di veleno non può essere immesso perché nuoce a uno o all'altro, e necessita di molta cura, molta attenzione, perché è un equilibrio precario, perché i pH utili alle piante sono diversi da quelli tollerabili del pesce. La quantità di nutrienti ai pesci è fastidiosa, mentre le piante ci vanno a nozze perché è il loro nutrimento. In questo impianto qua, in base alla stagione, siamo passati dall'insalata, abbiamo coltivato anche la fragola, in questo momento abbiamo il radicchio di Treviso, abbiamo il finocchio tardivo, il finocchio autunnale e invernale, e abbiamo anche fatto delle prove con delle varietà di barbatelle con dei risultati molto interessanti. Sono stati coinvolti agricoltori e iticoltori d'acqua dolce, sia sloveni che italiani, dalle aree leggibili, quindi la parte rivierasca ma fino all'Università di Lubiana per la Slovenia, e la parte Friuli Venezia Giulia, quindi anche tutta la parte pedemontana. Qui ci troviamo a Palce di Porcia, all'agroitica friulana che è in provincia di Pordenone, e la provincia di Venezia. Il numero degli stakeholder coinvolti nei gruppi è di 186 italiani e 102 sloveni. A mio avviso questo è sicuramente il futuro, in quanto va a creare un sistema a impatto ambientale quasi zero, se ottimizzato a costi anche bassi, e anche consente all'allevatore di avere una seconda fonte di reddito che è la parte vegetale. Questo è un impianto anche per il consumatore intrinsecamente sicuro, nel senso che l'uso di sostanze chimiche che favoriscono i pesci andrebbero a creare problemi alle piante o ai batteri e viceversa. Questo deve essere un sistema biologico veramente naturale.